Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Buongiorno carissimi amici, ben trovati. Chiediamo al Signore, al Padre, di poter vivere proprio completamente affidati nelle sue mani di Papà, Padre nostro, che sei nei cieli. Sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Amen. In fondo le montagne, le grandi difficoltà, siamo noi stessi, sono le nostre paure, che poi nascono quando noi ci pensiamo di essere grandi, vogliamo essere grandi. Ecco, Gesù ci dà la via per superare tutto questo, farci piccoli, come il bambino che non è mai solo, ma cercando la mamma, cercando il papà, va sempre avanti, unito con la mamma, con il papà. E nessun ostacolo esiste davanti a lui con questa unione. La sua piccolezza, unita con la grandezza del padre e della mamma, non conosce nessun ostacolo, nessuna difficoltà. Ecco, ascoltiamo dalla voce di Carlo la lettura del Vangelo. Dal Vangelo secondo Matteo. Che cosa vi pare? Se un uomo ha 100 pecore e una di loro si smarrisce, non lascerà le 99 sui monti e andrà a cercare quella che si è smarrita? In verità, io vi dico, se riesce a trovarla, si rallegrerà per quella che quelle più che alle 99 che non si erano smarrite. Così è volontà del Padre vostro che nei cieli, che neanche uno di questi piccoli si perda. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. La via della piccolezza è la via per riuscire a seguire Gesù. Quelle tre parole molto forti: se qualcuno di voi vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Ecco, sono molto forti. Se ci mettiamo a riflettere, a ragionarci sopra, con le nostre forze diciamo non ce la faccio. E allora ecco che Gesù ci presenta il modo vincente per poter arrivare a seguirlo e ad entrare nel regno dei cieli, farsi piccoli come i bambini. Ma chi sono questi piccoli? Quali sono i piccoli? Sono quelli che non si pongono problemi, che vivono con tutta la semplicità dei bambini, che vogliono soltanto la mamma accanto a sé, che solo con la mamma, con il papà, si trovano bene, contenti, gioiosi. È tutta un'altra cosa. Ci parla dei piccoli che si sono persi, ma grazie alla loro piccolezza si lasciano trovare. Ecco, questa è la cosa bella. Non si dice che i piccoli non si perdono, ma si dice che i piccoli si lasciano trovare. Che bello, quando un piccolo viene raggiunto dal papà e dalla mamma e permette proprio che il papà e la mamma lo raggiunga, lo prende in braccio, lo porti al cuore e gioisca insieme con lui per questo ritrovamento. Ecco, facciamoci piccoli perché
Se magari ci siamo anche smarriti fuori strada, allora il Signore può ritrovarci e riportarci al suo cuore. Chiediamo l'aiuto alla Mamma Celeste proprio per avere il dono di questa piccolezza, perché anche lei è stata piccola. Vieni Gesù, riempimi di te. Ti dono il mio cuore, riempilo del tuo amore. Donami tutto te e con te donami le tue virtù. Amami Gesù. Fa che io ti ami con il tuo amore. Grazie Gesù, grazie che io sono qui. Sono qui perché tu sei buono, soltanto perché tu sei buono. Vieni da me, che io vengo da te e siamo una cosa sola. Amore, misericordia e miseria, una cosa sola. Il mondo ha bisogno di te, amore e misericordia. Fa che io ti porti nel mondo intero. Il Signore sia con voi e Col tuo con il tuo spirito. spirito. Benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.